in comunicazione. Il linguaggio dei media visto da Massimiliano Padula. Una produzione Radio Più. Un caro saluto agli amici di Radio Più. Siamo nell'epoca dei social network, degli smartphone, ma la televisione rimane ancora uno dei mezzi di comunicazione più presenti nelle nostre esistenze. Pensiamo a come la televisione abbia caratterizzato la vita dell'uomo nell'ultimo secolo. Nasce intorno agli anni 30, in Italia arriva nel 1954, e pensiamo quanto la televisione abbia condizionato, strutturato le nostre percezioni, la nostra conoscenza del mondo, quanto l'uomo si sia informato, si sia divertito attraverso i contenuti proposti dalla televisione. Eppure la televisione sta cambiando. Pensiamo come le modalità della visione siano totalmente rimodulate attraverso i dispositivi digitali. Prima eravamo seduti in poltrona, sapevamo che a quell'ora c'era quel determinato programma, quindi la nostra fruizione era una fruizione circoscritta da un punto di vista spaziale e temporale. In un certo senso la televisione ci rassicurava. Pensiamo adesso invece come attraverso i dispositivi digitali, attraverso la connessione perenne, noi possiamo fruire di un contenuto anche televisivo in qualunque luogo ed in qualunque momento. Questo scardina apparentemente le nostre certezze, ma in un certo senso ci attribuisce ulteriore responsabilità. Siamo noi che decidiamo di vedere e quindi cambiano in questo senso le modalità della visione, da una visione globale, da una visione generalizzata, a quella che possiamo definire addirittura un'endovisione, cioè una visione che parte da noi. Noi decidiamo cosa vedere, quando vederlo e come vederlo. Questo, come dicevo, ci attribuisce una grande responsabilità e per la prima volta da spettatori semplici, diventiamo dei veri e propri spettatori, cioè persone che possono agire in prima persona, assumendosi le responsabilità, la responsabilità di ciò che vedono, e addirittura possiamo diventare produttori, spettautori, cioè possiamo produrre contenuti e veicolarli attraverso i vari device, i vari dispositivi digitali, e addirittura costruire contenuti per la visione. Gli altri possono guardare ciò che noi costruiamo.